In Italia si contano circa 5 milioni di cittadini stranieri residenti. Di questi, 2 milioni sono diventati a pieno titolo i cittadini italiani. Nella sola Genova, gli stranieri residenti sono 60.000, di cui 26.000 con cittadinanza italiana. Il sistema di accoglienza italiano ha dato ospitalità a 130.000 persone, 20.000 in più rispetto alla sola città di New York. I numeri aiutano a fotografare un fenomeno, quello migratorio, che spesso viene rappresentato solamente con situazioni emergenziali. La maggior parte delle persone che entrano in Italia e rimangono in maniera non irregolare non passano da Lampedusa e non passano con le barche. Arrivano con i visti turistici o arrivano via terra. Se voi prendete i primi 10 gruppi di cittadini stranieri residenti in Italia per nazionalità, il primo gruppo sono i rumeni, che da solo sono il 20% della popolazione straniera in Italia, sono cittadini comunitari. Attualmente il profilo delle persone accolte è molto diverso, varia da persona a persona, a seconda di diverse caratteristiche, condizioni economiche, sociali, grado di istruzione, capacità di adeguamento e apprendimento. Per alcuni l'integrazione è più difficile, per altri è facilitata. Il grosso nodo si gioca sul tema del lavoro. Ed è compito dello Stato rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono a ogni individuo la piena cittadinanza, perché attraverso il lavoro che tu trovi la tua dignità e restituisci alla tua comunità mettendoti al servizio, mettendoti attraverso il lavoro che è poi relazione. I grossi flussi migratori sono dall'Africa per l'Africa, con uno spartiacque che è segnato dal deserto del Sahara. Anche qui, tuttavia, il modo di fare accoglienza può generare disequilibri. I rifugiati che erano soprattutto dei grandi laghi dopo la guerra in Ruanda e Burundi, che venivano ospitati, finanziati giustamente dall'Alto Commissariato per i Rifugiati in una provincia centrale di Maputo, del Mozambico, si era creato una difficoltà con la popolazione locale, perché alla fine, pur nelle ristrettezze che la situazione di rifugiati comportava, in realtà stavano meglio che le persone lì attorno.